insegnanti, presidi, presidi noi, Alessandra Rocci leggerà alcuni suoi testi scritti un po' di tempo fa. È arrivata in corsa questo pomeriggio con questa richiesta di lettura. Benissimo. La porta. Dunque, in quell'occasione, tu ti trovavi di fronte ad una porta, alla tua solita porta, che ormai da tempo era ormai irrimediabilmente chiusa. Ogni tanto la porta sembrava socchiudersi, ma era soltanto un'illusione ottica. Dal basso, verso il pavimento, talvolta sembrava filtrare una luce, ma avvicinandoti e guardando con attenzione, potevi riscontrare che la luce si spegneva ogni volta, ora lentamente, riducendosi fino a scomparire, ora di colpo, lasciandoti improvvisamente nel buio più totale. Quindi, quella volta, tu ti trovavi, come sempre, di fronte alla porta chiusa. La serratura era estremamente raffinata nel suo disegno alquanto complesso e lambiccato, ed intuivi quindi che per aprirla sarebbe occorso una chiave non comune, probabilmente una chiave antica, forse preziosa. Ma tu eri completamente ignara riguardo al modo di procurarti una chiave di quel genere, ed i penosi tentativi che avevi messo in atto per avere ragione di quella serratura chiusa, con chiavi di scarso pregio, si erano risolti miseramente con un nulla di fatto ed avevano sortito l'unico risultato di indolenzirti le mani e di fiaccare le tue forze. Poi si verificò un fatto inaspettato. Si materializzò una chiave di fronte a te, luccicante, preziosa, sbagliante. Poteva essere una chiave fasulla, una copia dell'originale, perfettamente imitata, fatta apposta per ingannarti. Ma tu questo non potevi sapere. Potevi quindi, anzi, dovevi fare almeno un tentativo, una verifica, per vedere se effettivamente quella chiave ti potesse consentire di aprire quella porta, sempre sbarrata, che ti stava di fronte. Oltre alla quale, peraltro, tu non sapevi esattamente cosa ci potesse essere. Forse ciò che si trovava al di là della porta ti avrebbe delusa. Forse sarebbe stata l'ennesima disconferma da aggiungersi a tutte le altre. Oppure, e questo ovviamente tu speravi, ci sarebbe potuta essere la risposta, la ragione, il senso ultimo sempre cercato. Tu questo non potevi saperlo, ma avevi il dovere di fronte a te stessa di fare almeno un tentativo. La chiave stava di fronte ai tuoi occhi, sembrava invitarti, eppure non si poteva muovere da sola, dovevi essere tu a prenderla in mano, infilarla nella serratura, girarla, prima delicatamente. Poi, qualora il meccanismo avesse funzionato, a sospingerla in fondo, a girarla con maggiore forza. Tu immobile osservavi la chiave, ne eri rapita, ma non avevi il coraggio di toccarla, pensavi di non essere in grado neppure di sollevarla. In effetti era una chiave piuttosto pesante e molto preziosa e fragile. Forse avresti potuto romperla e mandarla in pezzi. E ti guardavi intorno pensando che forse un soffio di vento leggero potesse dare quella spinta che non riusciva a imprimerti da sola. Ma i venti, i cattivi consiglieri, i venti insidiosi che ti spiravano intorno, disorientandoti, invece di soffiare e di spingerti in avanti, ti creavano un vortice intorno al capo e ti bloccavano, laddove forse, in loro assenza, avresti provato anche solo ad accennare un minimo movimento. Fu questione di un attimo, o forse di molto di più. Quando riapristi gli occhi, la chiave era scomparsa e la porta continuava ad essere inesorabilmente chiusa.